50 tipi di birra artigianali, 10 tipi di birre internazionali, street food d'autore e musica dal vivo. Tutto questo è Expo Beer, l'arte della birra in tour, in programma a Campobasso il 9 e il 10 settembre. In mattinata il programma della manifestazione promossa dal Comune di Campobasso e dall'Associazione Cultural Projects è stato presentato in conferenza stampa. Guai a definirla una semplice festa della birra. L'arte della birra in tour è un appuntamento che punta a valorizzare i prodotti tipici del territorio, a promuovere il buon bere e il buon cibo, favorendo l'incontro, lo scambio e la condivisione. Ecco perché noi l'abbiamo voluto chiamare Expo Beer, per differenziarlo dalle classiche feste della birra. Da noi non si viene per bere in maniera smodata, da noi si viene per degustare, per associare magari il cibo, il buon cibo molisano, alla birra molisana e non molisana. Ci sono poi percorsi che riguardano il bere consapevole, gli alcol test, i percorsi che simulano i sintomi dell'ubriachezza. Questo è tutto rivolto ai giovani, affinché questa diventi un'opportunità per comprendere che la cosa migliore non è sballare, passatemi il termine, ma è vivere consapevolmente il buon bere e il buon cibo, la gastronomia. Nell'occasione è stato illustrato ufficialmente alla stampa anche il nuovo logo del marchio Deco del Comune di Campobasso e le sue finalità. Il colore rosso ricorda lo stemma cittadino, tra i simboli scelti il mattarello che rappresenta la tradizione gastronomica ricordando gli antichi pastifici presenti già dal Settecento e le forbicine traforate a simboleggiare la tradizione artigiana del posto. Un marchio, ha commentato il sindaco Roberto Gravina, che rappresenta un altro passo in avanti importante, un'iniziativa non estemporanea ma un tassello che valorizza i nostri prodotti locali. Quanto all'Expo Beer, un'ulteriore occasione per vivere appieno la città, le parole del primo cittadino. Il marchio identificherà tutti i prodotti tipici della città di Campobasso, ha spiegato l'assessore al commercio Paola Felice. Abbiamo voluto approfittare di questa 2 giorni dedicata proprio alle produzioni artigianali alimentari della città e non solo, per promuovere il primo prodotto a marchio Deco, quindi a denominazione comunale. È un progetto che parte da lontano, avevamo un regolamento, abbiamo nominato una commissione che tra l'altro ringrazio per aver prestato la propria professionalità, una commissione di esperti nominata dal sindaco che ha valutato la richiesta e ha concesso, quindi ci ha autorizzato a concedere il marchio Deco alla Batina, che diventa il primo prodotto cittadino che può vantare diciamo, di avere questo riconoscimento dall'amministrazione comunale e dalla città tutta.